Giuseppe Giordano, l'idea del pizzino. Qui siamo a pizzafood.tv, naturalmente siamo a Torrazza Coste, pizza chef emergente. Allora, l'idea del pizzino e poi un commento su il pizza chef emergente organizzato da Luigi Cremona. Sì, sul pizzino l'idea che ho avuto non è nient'altro che un po' il riassunto delle mie origini, della mia famiglia e il territorio nella quale sono nato ad Alessandria. Quindi io non ho fatto altro che unire la pizza classica della costiera amalfitana con il tegamino tipico del basso alessandrino, e quindi preso questo tegamino ne ho privato il fondo e infornando le pizze con questo anello circolare sono riuscito a unire le due caratteristiche, sia di friabilità sotto che di morbidezza e di sofficità, riuscendo ad ottenere un brevetto internazionale. Una grande idea, quindi, sicuramente. Sì, mi sta dando grandi soddisfazioni, lo ammetto. Per quanto riguarda Emergente, penso che sia una bellissima manifestazione, anche perché quest'anno soprattutto si è aperto al mondo della pizza e dei giovani pizzaioli. È già qualche anno che Luigi si occupava anche dei pizzaioli, diciamo, di una certa caratura, però visto il successo che ha avuto sulla manifestazione dei giovani chef, che i giovani chef che lui ha selezionato negli anni passati oggi stanno diventando grandi chef affermati, quindi penso che questa vetrina per i giovani possa diventare veramente i nuovi pizzaioli del futuro, i nuovi master chef. Ecco Giuseppe, l'evoluzione del mondo pizza, la pizza gourmet, ora anche la pizza in tegamino, la potremmo chiamare così, no? Io personalmente la chiamo il pizzino. Ovviamente, però simpaticamente sta in un tegamino. Quindi... Sì. Diciamo che oggi c'è questa moda della pizza gourmet, che poi non è nient'altro che il mondo dell'alta ristorazione che si sta avvicinando. Applicato alla pizza. Io però ho molto rispetto per la storia, quindi per me la pizza classica napoletana rimane la pizza classica napoletana. Diciamo che il mio pizzino, questo metodo di cottura particolare, che poi alla fine è un tegamino non unto proprio perché non ha il fondo, si sposa molto con quello che è la pizza gourmet, perché per realizzare una pizza gourmet noi abbiamo bisogno di una base abbastanza consistente, e quindi diciamo che per realizzare questo tipo di condimento abbiamo bisogno, posso dire, di uno spessore, quindi il pizzino è perfetto per questa pizza gourmet. Bene, ringraziamo Giuseppe Giordano, questa è pizzafood.tv da Torrazza Costa e Francesco Zazzera.